Il gran ciporro si può pescare solo a sud-est degli Stati Uniti, a Cuba, alle Bahamas e in Messico. Ed è in Florida che si pesca il maggior numero di gran ciporri. Stranamente i pescatori possono solo raccogliere le chele dai granchi mentre i corpi devono essere rimessi nell'oceano. Lo Stato richiede che le chele raccolte siano lunghe almeno 7,3 cm. Per legge i pescatori possono rimuovere entrambe le chele se sono delle dimensioni richieste. I pescatori devono tenere d'occhio le dimensioni perché in media le chele impiegano fino a 3 anni per ricrescere abbastanza da essere tolte di nuovo. Nonostante ricrescano, alcuni ricercatori hanno contestato la sostenibilità del sistema. L'ente per la conservazione della fauna in Florida ha rilevato che dal 46 all'82% dei granchi muore dopo la perdita di 2 chele. Dal 23 al 59% dopo la perdita di 1 chela. E solo il 12,8% muore quando nessuna chela viene tolta. Quindi il modo in cui le chele sono tolte è fondamentale per il futuro della pesca.